Ciao! Siamo qui ancora come al solito. Sempre noi. Allora, Clara, oggi cosa ci prepari? Oggi siamo golosi. Oggi facciamo la torta preferita di mia nuora Carmen. Ciao Carmen! E così la salutiamo. Ciao Carmen! Ciao Carmen! È una torta meringata. Scusa, anche ciao Lucrezia! Invece, scusa. Vai, Lucrezia è la mia nipotina. Ecco. Ma prima di cominciare... Sigla! Circa 300 g di biscotti al cioccolato e 100 g di burro per fare la nostra base. Poi per la crema abbiamo bisogno di 3 uova intere, 600 g di latte, 4 cucchiai colmi di farina, 100 g di zucchero e una tavoletta e mezza di cioccolato fondente. Allora adesso facciamo un bel giochino. Sì, questo qui piacerebbe tanto ai miei amici. Mettiamo tutti i biscotti in un sacchetto. Col pesta carne ci divertiamo a schiattarli tutti. Ma dai! Ecco qua, una volta che sono ridotti in polvere, sì, facciamo sciogliere 100 g di burro in un padellino. Allora Clara, adesso accendiamo il gas, se sono capace, perché questo gas che c'hai te, guarda, ha quasi imparato, quasi imparato, dopo la sesta volta. Io ho ancora quello col fiammifero, siamo ai tempi antidiluviani, e lo lasciamo sciogliere. Sì, il nostro burro è sciolto, mettiamo i biscotti nella ciotolina dove li abbiamo pesati, sì, e incorporiamo il nostro burro. Ok, andiamo. Sembra che terra, guarda, terra sì, dei fiori, è terra di rose. Questo impasto di biscotti e burro lo mettiamo sì, nella tortiera. Allora, è anche in veloce, eh? Sì. Li schiacciamo. Mi spacca anche la tortiera. Con forza. Così li compattiamo. C'è la stessa base della cheesecake. Ma che la torta di bello. E poi è bello sbriciolare i biscotti. Cioccolato, abbiamo messo anche un misto di biscotti, siccome non no, ne avevamo più al cioccolato. Giusto perché non avevamo abbastanza. Quelli normali con le gocce di cioccolato, così rimane un po' marmorizzata. È vero Clara, che bello. Sì. Adesso la nostra base è pronta. Sì, e Clara, passiamo a fare la crema. Mettiamo il nostro cioccolato in un padellino con l'acqua calda sotto, sì, in modo che piano piano bagnomaria, il famoso bagnomaria. Intanto noi facciamo il resto, lui sta qui tranquillo. Un goccino di latte proprio giusto per... Ah, è chiuso. Ah già, sarà su, sarà su. Così, giusto per dargli un po' di liquidità. Intanto nella ciotolina dove abbiamo messo i biscotti, così non sporchiamo in giro. Brava Clara. Noi ci mettiamo sì, 3 rossi d'uova. Ti do un contenitore per il bianco? O per il bianco, perché dobbiamo fare la meringa col bianco. Ah, ecco, vedete questo sistema per sgrondare sistemone bene il bianco. Sistemone, uno. Bello. Questa qui la lavoriamo. Sì, sì. 2 albumi li teniamo. Ah, perché Clara? No, perché dopo ci facciamo la meringa. Ah, ok. 2 su 3. E l'uovo è andato. Bene. Ecco. La... Mettiamo intanto il latte che avevamo detto, mezzo litro di latte Mirella in un padellino a scaldare. Sì. Io preparo 4 cucchiai colmi di zucchero, di farina scusate, 100 g di zucchero, 100 g di zucchero. Ok, ti interrompo un attimo Clara, metto il latte a bollire o solo scaldare? Anche a bollire, prima che bolla lo tiriamo giù. Quindi lo accendo già? Sul latte, sì. Adesso a questo impasto qui aggiungiamo un 100 g ancora di latte. Grammi, sì, millilitri. E mescoliamo intanto. Sì. Un bel impasto omogeneo. Allora Clara, ricapitolando, sì, abbiamo detto farina, qua dentro c'è farina, zucchero e le uova, i rossi d'uovo. E i rossi d'uovo. Sì. Ragazzi, ho preso in mano un attimo la situazione. Perché? Io uso sempre quella elettrica, tra l'altro. Clara, diamo un colpo con quella elettrica? No, ma ci vuole un attimo. È finito?
guarda, diamo un colpetto. È a posto, ma no, non serve. Ma non sporchiamole per niente. Ma ci vuole un attimo. Guarda. Allora, il nostro latte bollente, appena prima che bolla, sì, che bollisca, mescoliamo la nostra crema. Sì. Poi ci aggiungiamo il cioccolato che abbiamo fatto fondere prima. Ecco. Dimmi, Clara. La nostra crema nella padella, riaccendiamo il fuoco. Sì. Giriamo perché tra poco si rapprenderà. Quindi questa cosa deve diventare, Clara? Una crema. Ricapitoliamo: farina, zucchero, uova, latte e cioccolato. Latte e cioccolato. Solo il rosso delle uova. Il bianco l'abbiamo tenuto a parte per poi fare la meringa. Ciao Dania! Noi intanto salutiamo, sempre tutti quelli che ci seguono, Ah, un'altra cosa, se volete dei saluti, ogni tanto voi ditecelo che nelle puntate prossime ve li faremo. Appena è abbastanza densa, spegniamo. Va Clara, che crema è pronta. Sembra un budino. Sì. Che profumo che c'è. Adesso Clara, la spegniamo. Certo. Spargiamo bene. Ma che bello, Clara, che profumo di cioccolato. Passiamo a fare la meringa. Allora, in una ciotola rotonda mettiamo i due albumi che abbiamo avanzato. Certo. Pizzico di sale. Ah, ecco, ricordatevi sempre il pizzico di sale perché almeno si montano bene. E misuriamo 100 grammi di zucchero. 3/4 dello zucchero che abbiamo misurato lo mettiamo dentro su. Perché, Clara? Perché sì, perché si lucida bene. Adesso tu cominci a montare. Sì. Perché tu dici da sì e basta. Vado, Clara! Prendilo dentro, il zucchero che metto. Sì. La meringa è pronta. Ok, quindi quando è bella dura, quando compatta. È bella dura, compatta, così che non scende più dalla scodella, vedete? Tipo proprio cappello. Bella lucida. È pronta. La livelliamo così? Così. Ok. Ma Clara, questa se va in forno, poi cosa diventa bianca così? Rimane bianca? No, diventa dorata, sì, e croccante. Per renderla un po' più bellina, sì, noi ci facciamo così col cucchiaio. Ma dai! Un po' di onde. Vengono tutti i ricciolini. Che brava, Clara! Ma spettacolare! Adesso questa va nel forno. Adesso per questa quanto la tempo? Mettiamo nel forno, sì, per mezz'oretta. A un 180 gradi. Per mezz'ora rimanete lì a guardare. No, certo. Voi fate quello che dovete fare. Ci vediamo tra mezz'ora. A posto. Allora, la nostra torta è pronta, Agnella. Sì, Clara. E allora cosa dire di più? Buon appetito. E è una dolce serata. Certo. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Fate tanti commenti, mettete mi piace e chiedetevi quello che volete. Non sappiamo più cosa dirvi, ragazzi. Ci vediamo la prossima volta. Puntata, e andiamo a fare la merenda. Ciao! Ciao!